Video di cibo? Se qualcuno manda qualcosa di fuoco. Aspetta, fammi controllare una cosa. Judo che scuola per i 36 mesi. Va bene, dai, guardiamo sciarchelle. Guardiamo sto cazzo di sciarchelle, dai. Una signora bacon? Vero, prima facciamo un controllo su Dancing Bacon. Non c'è un cazzo. Niente, è diventata proprio una merda, un pezzo di merda corporate Dancing Bacon. Spero che stia bene. Io non sento un cazzo. Ah, ok, non c'è proprio audio nelle prime due cazzate. Siamo qui, ragazze mie. Vacanze estive 2. Episodio 5, anche se chiedo poco. Io non mi ricordo però bene che cazzo succedeva negli altri episodi, ma andiamo a goderne con Erchicco Gaming. Bella, buongiorno. Universum, Sharkelle Productions. V has come to. No, cos'era successo, raga? Questo è quando skippi una cutscene in Yakuza, però. Questo è quando skippi una cutscene in Yakuza. Che cazzo è successo? Era stato sparuto? La mia moglie. Ehi, aspetta. Tutte così, eh. C'è qualcuno. Max. Ferita più piccola che io avessi mai visto nella mia vita. Guarda, questa è la reazione che gli ha provocato. La ferita più piccola di tutta Italia, eh. Pezzaccio di Dio. Grande sciarchelle! Ed è così che Fede si è ritrovato con una denuncia per aggressione. Ok. Niente di grave, per fortuna, ma... La mia Aspetta! moglie! Ma quel tizio quindi che cosa... Yaguchi. Lui e Sayu dicono di essere scivolati e che lui non avrebbe fatto nulla di male se Sayu non voleva. Ma Fede non si convince. Certo, se Sayu non ci dice altro, le cose ufficialmente stanno così. E se devo essere sincero, non avrei mai creduto che un ragazzo come Federico potesse arrivare a Ma tanto. non l'ha fatto. A volte Guardalo. credi di conoscere una persona, Ma un no. amico. Sai come l'ho conosciuto la prima volta? È la mia, sì. Quanto tempo è passato? Molti anni Io passarono. avevo preso parte a un torneo di Beyblade molto importante. Certo. Oh! Avrei dato una Let's svolta alla mia go! carriera con una vittoria del Let's genere. E tutti mi fucking go! guardavano mentre affrontavo i più agguerriti del settore. Ma a un certo punto stavo per arrendermi. Il mio Let's avversario aveva go! sporto. Non ce la faccio! È impossibile con questo caldo! Non puoi arrenderti, Max! Tu sei il migliore! Da qualche parte in quella tribuna, un incitamento Era un fan! particolare che non mi era mai capitato di sentire. Ascolta! Quando l'ondata si indebolisce, approfittane di colpirla in fretta! Ha ragione! Ok. Avanti, so che puoi farcela! Backseating incredibile. Ora tocca a noi! La squalifica, eh. Colpisci, Dreisel! Oh. Bel Sì! doppiaggio. Never give up! Fra, che bomba. Goku che parla a Gohan Scusa, dall'oltretomba. Max. Volevo chiederti, in occasione della vittoria, Tu se che... ti Eh va sì, di Withered. farti una foto con me, sai? Sei il mio blader preferito. La fai la foto con mio figlio? Ma certo che mi va. Khabib con Islam, vero, verissimo, Non mi cazzo. aspettavo un tale incitamento. Mi aveva fatto capire a quali livelli fossi arrivato. E che se non ci avessi messo tutto me stesso sarei tornato al punto di partenza.
Da lì a poco è nata la nostra amicizia. Un secondo dopo. Ci siamo aiutati a vicenda per varie cose nel corso Zero ansia sociale. Però che bella storia. Non parlarmi invece così. Io l'ho conosciuto non proprio nelle migliori circostanze. Aveva il morale a terra e l'avevo pure rimproverato per così. Il suo comportamento. Non guardarmi. Avevo voluto capire prima che cosa stesse passando. Sì, ma mi ha detto che gli ha fatto bene parlare con te quella volta. Anzi, è stata una fortuita coincidenza incontrarti proprio ora, Ochako. Estio Arcade, grazie poi per i 10 mesi. Ma adesso mesi. Sono curiosa. Che cosa grazie vuole fare in merito a quella Nagatoro? Grazie di cuore, fra. Da quel che ho capito, ne è perdutamente innamorato. Anch'io lo sono, e anche non di te. Non ho proprio idea, sai. Dopo che la sua vacanza si è interrotta in modo così brusco, mi ha detto solo che vuole riflettere per conto suo. Ma dov'è che si trova? Ma a quanto pare è andato a fare una visita ai suoi zii. Con la wife beater addosso? Credo Tony Soprano. Molto peggio. Avrebbe potuto tornare a fare il depressone, invece questa volta, beh, sembra che voglia reagire. Magari a suo tempo. Ma vuole farlo. Ma l'estate sta finendo. Mi e chiedo anche che cosa ne pensi Nagatoro. Lei non l'ho più sentita. Spero che... Ragazzi, scusate una cosa. Ma quindi in questa timeline Sharkelle avrebbe aggredito fisicamente una ragazza. E chi è questa ragazza? È Nagatoro la ragazza che è stata aggredita? Va bene. Grazie per la chiacchierata, Max. Spero che tutto si sistemi. Mi fai sapere quando ci saranno novità? Certamente. A presto. Ciao, Fede. Come va? Max, sei venuto a trovarmi? Beh, sì, non ci vediamo da un po'. Ho incontrato casualmente Uraraka, sai. Abbiamo parlato di te. Uraraka? Sì. Davvero, che ha detto? Grazie, Don Lerio. Grazie per il 32. Come mai tanto interessato? Dai, non fare il pirla, è solo una curiosità. Grazie. Dove hai nascosto la banana? Oh! Io ho fame! Ma che cavolo, Fede? Cosa? Non ti fai più sentire e devo ritrovarti in questa situazione. Oh, ma sei matto, guarda che hai frainteso proprio. Tu sei quel Max. Ah sì, questa era la tipa. Ah sì, mi ricordo che nell'ultimo episodio c'era la tipa nuova, cazzo. Quello delle trottole. Trottole? Sì, è venuto a farmi visita. Senti, aspettami di là che devo parlare un secondino con lui. Voglio la banana. Sì, te la do la banana, te la do, promesso. Aspetta di là, per favore. Cazzo di Rizzler, Ecco. Ma... Cazzo di player. Cazzo di giovane stallone italiano, Si può sapere che diavolo... Max, ti presento Yoshiko. Oh, Yoshiko. Comunque, è mia cugina di... qualche grado. Cugina? Non me ne hai mai parlato. Non credo. Che ti devo dire, l'ultima volta che l'ho vista avrà avuto 8 anni e sono andato a trovare gli zii e... Ed è stata una bella sorpresa rivederla dopo tutto questo tempo. Ok, ma ora che ci fa qui a casa tua? E perché ti chiede insistentemente una banana? Perché? Perché adora le banane. Ed è il suo break time. Da quando usi termini inglesi? Ho smesso di farlo pure io da parecchio tempo. Da quando le faccio ripetizioni, ecco. Tu cosa? Vedi, lei ha problemi con la scuola. Il giudice ha detto che avrebbe fatto buona condotta a me se l'avessi aiutata. Così intanto abbiamo tolto lo psicologo dalle palle, che era una roba inutile, te lo dico. Ma infatti. E quindi ora passo i miei pomeriggi a darle ripetizione qui. Tu? Non facevi neanche i compiti a casa, Fede. Sì, ma è un altro discorso. È che lei, vedi... No, godo. Come per posso dirlo con delicatezza? Non viene considerata... Cioè, viene aggredita... da un tizio e il giudice, anziché condannare questo tizio e darti uno psicologo, ti mette questo tizio a darti ripetizioni per la scuola. Il tizio che ti ha violentata. Samu, grazie cuore per i 16 mesi. Grazie di cuore. Come una persona normale, diciamo. Dicono grazie che abbia qualche Samu. Deficit. In breve. E già... Vero, c'è tutto. Sembra Renzi a tratti. Sembra Renzi. Attenzione, ragazzi. È pari pari in questo momento. È pari pari in questo momento.
in breve. E già se prendesse un semino a scuola è grasso che cola. Pazzo. Quindi la sto aiutando con qualche materia, tra cui l'inglese. Oh, capisco. Quindi ti stai dando da fare per lei. È una bella cosa. Eh sì, poi mi fa piacere. Vedrai. Ricordo quando giocavamo insieme da piccoli. E a quei tempi ero una vera carogna. Non la trattavo benissimo. Potessi tornare indietro mi darei qualche schiaffo, guarda. È normale da bambini essere un po' pestiferi. Bravo Max, è vero. Sì, ma quando lo sai perché qualcuno è diverso, quello è terribile. Verissimo, cazzo, anche questo. E lei ha 4 anni in meno di noi, quindi già ai tempi in teoria dovevo essere un po' più maturo, invece no. Non capivo quanto io e lei fossimo simili. Me ne sto rendendo conto solo ora che l'ho rivista, dopo tutto sto tempo. Simili in cosa? Nel fatto che ci distinguevamo dagli altri, sostanzialmente, sì, questo. Che magari lei aveva pure più problemi di me. Quindi la aiuti per redimerti? Non lo so, è che si tratta di una persona che... c'era nella mia vita, eppure... In tutti questi anni non so perché pensavo solo a Sayu e alle nostre vacanze. Sayu... Ma Sayu la conosce? Sono Hooker. Sì, l'ho chiamata sul Discord. Ah! Anche lei è sotto quello studio. Beh, sono sicuro che si risolve tutto, vedrai. Tu riallacci i rapporti con Yoshiko, Sayu finisce lo studio e un giorno siamo di nuovo tutti a Riccione. Oh! Come ai vecchi tempi. Sì. Ci è mancato poco che gli spaccassi la faccia a quello. A quello? Ti è andata bene. Del resto, anche lui aveva la sua parte di colpa. Non è bello seguire le persone. Beh, non doveva provarci con Sayu. Sì, ma cambiando argomento... Cosa pensi di fare a proposito di... Cazzo, sono già le 5! Yoshiko, basta pause, bisogna rimettersi a studiare! Ah, uffa! Lo so, ma dopo passiamo i guai! Ciao, alla prossima! È l'ora di trivellarla. Che c'è? Non sei più quel ragazzone cattivo con cui giocavo da piccola. Adesso dedichi intere giornate ad aiutarmi con lo studio, in cui sono una frana. Ma... Mi dai una banana ogni volta che ho fame. E mi supporti anche quando mi dimentico le cose. Qualsiasi sia la ragione di così tale impegno, ne sono felice. Grazie per volermi aiutare così, anche se sono solo un fastidio. Scusate. Ma che dici, ma sei matta? Ma che cazzo? Vabbè, ok. Non sta piangendo Yoshiko, spero. Ok. A quelli come me. Uomini soli. Noi. Uomini soli. Che ci sentiamo persi. Sì. Smarriti. Quando facciamo 1000 promesse e 1000 rinunce. Non ci sentiamo padroni di noi stessi, ma lo siamo sempre. È solo che non vogliamo ammettere chi siamo o chi vogliamo essere. Vero. La vita ci ha dato molto, ma non quel poco che davvero ci serve. Quanto Quello è poco? Aspetta a noi riuscire ad ottenerlo. Quanto è poco ciò che dice? Ma non tutti ci riescono. Io non ho fatto altro che allontanarmi da esso. Solo ora mi sto decidendo a cambiare strada. Non so dove mi porterà, ma so che questa volta sarà una strada fatta di scelte in cui credo e non di scelte guidate dalla paura o dal senso di colpa. L'importante è non dimenticarsi delle persone che contano davvero. Che cazzo di leggenda? Sono sempre e soltanto loro a fare la differenza. Perché anche se chiedo poco, è come se chiedo la luna. Colossale. Ma già finito? È volato, eh? Sì, infatti, c'è un po' triste che abbia chiuso tutta la quote con un periodo... con un tempo verbale sbagliato.
È assolutamente triste questa cosa, però ha spaccato, ti dico la verità. Stessi Uberman, anch'io. Ha spaccato. Ha veramente spaccato i culi, fra, ti dico la verità. Marco Orazio Grasso. Ha veramente spaccato il culo. Raga, io non ho finito di spingere.